Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo parlando di cronaca perché si è registrato l'ennesimo fatto di cronaca appunto in una casa di riposo per anziani a Prato. Maltrattamento, di questo si tratta. Infermieri e operatori sono stati indagati. Queste le immagini diffuse dalla Polizia dello Stato dove si vedono in parte anche proprio questi maltrattamenti. Si tratta di abusi fisici e morali e lesioni nei confronti di anziani degenti, anche affetti da gravi patologie e non autosufficienti di una casa di riposo a Prato, la RSA di Narnali. Queste le ipotesi di reato per un'inchiesta della guardia della squadra mobile di Prato che ha portato all'esecuzione di misure cautelari della sospensione dal pubblico servizio nei confronti di 9 tra infermieri e operatori sociosanitari della struttura. Altri 4 dipendenti sono indagati, in molti casi, se si spiega dalla polizia, i ricoverati avrebbero subito anche furti di denaro. L'attività investigativa svolta anche con l'ausilio della direzione sanitaria dell'ASL 4 di Prato ha messo in luce, e questo è quanto riportato dalla polizia, una situazione grave di umiliazione continua degli anziani anche in momenti delicati della loro vita e un contesto generalizzato di tali condotte. Quotidiani, prosegue la polizia, erano i maltrattamenti fisici e morali nei confronti dei degenti, sottoposti senza alcun motivo a strattonamenti e a condotte lesive della loro integrità fisica. Altrettanto quotidiane erano le condotte di dileggio o ingiuria verso gli ospiti della residenza, che denotano una costante volontà vessatoria nei confronti dei malati. Le misure cautelari riguardano la sospensione dell'esercizio di pubblico servizio per periodi da 6 mesi a 1 anno. I destinatari dei provvedimenti sono residenti tra le province di Prato e Pistoia, e queste le immagini registrate appunto dalla Polizia di Stato, recuperate dalle telecamere di servizio, dove anche i comportamenti degli infermieri vengono in qualche modo messi in luce e chiarificati. Naturalmente un fatto gravissimo su cui indagherà la Polizia. E noi ci spostiamo anche a parlare, dopo torneremo anche sulla stretta cronaca, ma di un caso che tiene con il fiato sospeso 337 soci che sono quelli della cooperativa unica di San Bartolo a Cintoia, una cooperativa edile in qualche modo in difficoltà per varie vicissitudini che sono occorse durante gli anni, e dunque ieri proprio l'assemblea ha deciso, la cooperativa verrà messa in liquidazione. Un milione di euro è la cifra del deficit. San Bartolo a Cintoia c'è stata una riunione ieri infuocata, il voto finale con 316 sì, 8 no e 8 astenuti. È la via migliore per tutelare i soci, hanno detto il Presidente, per evitare il fallimento saranno messi in vendita beni per 72 milioni di euro, ma i debiti in realtà sembrano essere anche di più. Noi per questo, visto che proprio anche il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, si era espresso con una lettera aperta qualche giorno fa, alla fine di giugno, ci colleghiamo con lui per capire insomma quali sono anche gli aggiornamenti. Intanto le do il benvenuto, buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, lei qualche giorno fa insomma, pubblicò una lettera anche per fare chiarezza, no? Per quello che riguarda degli alloggi PIP. Insomma, adesso però siamo arrivati a un punto, in qualche modo ieri una riunione in cui è stata sancita la liquidazione della cooperativa. Certo ci sono tante famiglie che adesso temono, no? Quello che potrà essere il futuro dei loro beni, insomma, di quelli che hanno in possesso. No, certo, siamo preoccupati anche noi ovviamente del futuro delle famiglie. Chiaramente si assommano diverse cose. La prima è quella delle case ai risparmiatori, hanno fatto il loro prestito sociale sulla cooperativa. La seconda è quella legata alle sanzioni che Unica deve pagare nei confronti del comune di Scandicci per aver venduto, così ha detto il TAR, a prezzi maggiorati rispetto alla convenzione le case. Noi dobbiamo tenere in piedi due cose. Il primo è garantire in qualche modo il risparmio delle famiglie attivandosi il più possibile. La seconda, la cosa più importante, è la liceità dell'azione amministrativa. Noi quando abbiamo stipulato la convenzione insieme a Unica è stata fatta in maniera libera, trasparente e aperta, abbiamo stabilito delle regole. Poi, siccome ci è pervenuto una denuncia, insomma una richiesta di controllo da parte di alcuni soci, abbiamo provveduto a controllare e quindi abbiamo comminato le sanzioni e quella convenzione.
prevedeva. Insomma, quindi c'è un'attività ben fatta, dall'altra parte c'è una, insomma, preoccupazione per tante famiglie che hanno investito i loro risparmi in unica. Tra queste, insomma, lei diceva e lo ha ripetuto anche nella lettera, insomma, non mancheranno la disponibilità e l'impegno a cercare, insomma, una soluzione anche transattiva, insomma, nel pieno rispetto della legge, naturalmente, che consentono di evitare, così aveva scritto lei, o comunque ridurre le gravi conseguenze dell'operato della cooperativa e delle azioni di quest'ultima. Ma come si può fare da parte dell'amministrazione? Questo è un passaggio molto stretto, è anche la difficoltà di essere sindaco, nel senso che il principio profondo è quello di aver fatto le cose in regola. Dall'altro lato ci sono le preoccupazioni, le sanzioni che poi ricadono sulle famiglie. Cercare una soluzione mediana che salvaguardi entrambe le cose deve essere sostenuta da un percorso normativo e di legge certificato. Questo io chiedo, l'ho detto apertamente anche nel Consiglio Comunale, l'ho ripetuto sui giornali, che in soccorso del Comune di Scandicci e delle famiglie della cooperativa unica intervenga un provvedimento normativo, una camera di compensazione anche di livello nazionale, entro il quale si stabilisca chiaramente che il percorso transattivo sia un percorso lecito, altrimenti si corre il rischio che noi troviamo un accordo per un tot di cifra e permetta alle famiglie di stare tranquilli sul recupero dei soldi e al Comune di avere ottemperato a ciò che c'era scritto sulla convenzione, che nulla è che un contratto tra la parte pubblica e una parte privata, ma poi c'è qualcuno che dice vabbè, ma avete preso meno di 20 milioni di euro, di questa la cifra si tratta, quindi avete fatto danno erariale, è colpa del Comune di Scandicci. Questa è la grande difficoltà, ci vuole quindi chiarezza in una cosa che è assolutamente nuova, assolutamente che potrebbe diventare non soltanto un caso scandiccese, quindi ho chiesto, ho già parlato anche informalmente con il governo, che ci aiutino a capire qual è la strada giusta per tutelare le famiglie e per mantenere la legalità. Va bene, allora vedremo, insomma, quali saranno gli sviluppi di tutto questo. Grazie intanto per le delucidazioni al sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, noi continuiamo, come avevamo precedentemente detto, torniamo a parlare anche di cronaca, perché dobbiamo registrare un'altra morte. Un giovane si è tuffato in acqua da un pontile verso le 1:30 di notte a Pietrasanta ed è morto. Gli amici lo hanno visto nuotare e poi sparire tra le onde. Inutili sono stati i soccorsi. Si tratta di Vasile Ciobanu, 27enne romeno, in Versilia in cerca di lavoro. Era con un gruppo di amici, dopo cena ha deciso di fare un bagno tuffandosi dal pontile di Marina di Pietrasanta. Il giovane è stato visto nuotare, ma poco dopo è scomparso sotto le onde. Naturalmente sono state allertate le forze dell'ordine e anche la capitaneria di porto, che poi hanno recuperato il corpo, purtroppo però senza vita. E noi parliamo anche di Confindustria, perché ieri c'è stato un avvicendamento tra i presidenti che ha lasciato, infatti il presidente di Confindustria Firenze Bettini in favore di Messeri, era presente anche il presidente di Confindustria a livello nazionale Giorgio Squinzi. Allora però prima ascoltiamo le parole di addio in qualche modo del presidente uscente Bettini. Parto dalla riforma del sistema associativo. Il cambiamento economico dell'economia è stato così profondo da costringerci a rivedere le ragioni del nostro stare insieme. La competitività dei mercati è aumentata in maniera esponenziale ed è aumentata la complessità delle domande a Confindustria. Le imprese ci hanno chiesto più qualità nei servizi e nei progetti e più efficienza organizzativa. Una Confindustria intesa come ospedale da campo per le imprese non era utile a nessuno. Abbiamo perciò lavorato per riposizionare l'associazione come una vera business community. I punti di partenza sono stati la messa in sicurezza dei conti, la riorganizzazione delle risorse umane in chiave di professionalità ed efficienza, la manutenzione e l'implementazione qualitativa della base associativa. I risultati sono descritti nel nostro bilancio sociale. E questi risultati sono arrivati grazie a un lavoro di squadra con i miei colleghi della Presidenza, con la direzione e con tutta la struttura. Firenze avrebbe potuto fare da sé, ma il nostro progetto attendere è stato quello di lavorare per un'unica Confindustria regionale.
lo abbiamo detto nel 2011 alla mia prima assemblea. Su questo progetto abbiamo cercato alleati e non gregari, ma è stato un percorso a ostacoli che ha dovuto fare i conti con decenni di concorrenza fra le associazioni. Eppure la strada è obbligata. Campanili e bandierine non sono più compatibili con la dimensione dei mercati, perché la geografia economica è già organizzata in macro aree. Mi è piaciuta questa frase: per restare tutti leader dobbiamo tutti insieme fare di più e trasformare di più. Anche in Confindustria ci vogliono sinergie ed economie di scala. Sinergie che non possono essere ostacolate da vertici associativi attaccati ai propri distintivi e alle proprie poltroncine provinciali, perché ormai la scala è quella regionale. E non possiamo tollerare che dentro la nostra casa esistano foreste pietrificate che in azienda verrebbero spazzate via senza tanti riguardi. E questo in qualche modo l'addio di Bettini alla Confindustria, insomma un addio che in qualche modo rilancia anche il tema appunto dell'unificazione, se possibile, delle sedi cittadine dell'Associazione degli Industriali. Naturalmente, come detto ieri, in realtà è stata anche la giornata di Messeri, neopresidente, a cui ha partecipato a questa assemblea di Confindustria anche il presidente Giorgio Squinzi, che ha parlato anche proprio dell'Italia e di come in realtà la crisi sembra lasciare in qualche modo alle spalle. Matteo Renzi non riuscirà a rottamare la Confindustria. Parola del numero uno degli industriali, Giorgio Squinzi, arrivato a Firenze per partecipare all'assemblea annuale della Confindustria locale, che ha visto anche l'elezione del nuovo presidente, Massimo Messeri. Siamo 150.000 aziende che pagano le tasse in Italia, ha detto Squinzi, e questo è un patrimonio che non si può rottamare. In compenso, il presidente degli industriali, che si è detto molto prudente sulla solidità di una ripresa che porterà il PIL nazionale a crescere dello 0,2% nel secondo trimestre del 2015, ha invece previsto la scomparsa del sindacato. Perché se interviene il governo e regola tutto, il salario minimo garantito, eccetera, qual è poi il ruolo del sindacato? Il presidente ha anche invitato la politica, specie quella europea, a battere un colpo d'ala. Stessa richiesta fatta alle istituzioni locali da Massimo Messeri, che ha raccolto il testimone lasciato da Simone Bettini e ha preso le redini di Confindustria a Firenze. Fiorentino, classe 1949, Messeri ha costruito tutta la sua carriera all'interno della Nuova Opinione, nella progettazione delle macchine prima e come presidente dal 2011 a oggi. Quella immaginata da Messeri è una Confindustria che possa sedere al tavolo con le istituzioni per determinare lo sviluppo futuro dell'area metropolitana, a partire dal capitolo infrastrutture, che non si esauriscono con la creazione del nuovo aeroporto o della tranvia. Il processo di modernizzazione e di sviluppo del territorio si poggia sulle infrastrutture, quindi ce ne saranno altre, ci saranno altri aeroporti, ci saranno non come aeroporti ma altri progetti di quel tipo, e io spero ci siano. Questo è stato anche il mio invito alle istituzioni. E diamo aggiornamento anche per quanto riguarda la vicenda del Forteto. Ieri, come abbiamo discusso anche a Malacoda con i nostri ospiti, è stata la giornata della presentazione della mozione dell'onorevole Bergamini alla Camera per chiedere di fatto il commissariamento della cooperativa Il Forteto, una mozione che è stata respinta, come abbiamo detto, ne è stata però approvata un'altra di fatto che dice sostanzialmente che il governo dovrà assumere ogni iniziativa di competenza per il controllo della cooperativa Il Forteto affinché possa essere restituita alla destinazione originaria, a quanto prevede, come detto, la mozione approvata dall'Aula della Camera relativa ad una cooperativa che in Toscana ospita minori in difficoltà e di cui conosciamo bene le vicende giudiziarie che hanno visto protagonista anche il cosiddetto profeta, fondatore della cooperativa Il Forteto, Rodolfo Fiesoli. Su questo, sulla mozione, insomma, l'onorevole Bergamini, che aveva presentato quella del commissariamento, respinta, si è detta sconcertata. La decisione del governo di dare parere contrario sulla nostra mozione è sconcertante, non ha alcuna logica, alcuna sensibilità e alcun senso politico, così ha detto. Dure sono state anche le parole del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, così come poi sono state riprese in Toscana da Mugnai e da Donzelli. In particolare Mugnai dice: dal PD alla Camera, atto di codardia politica. Pagina vergognosa, il sottosegretario Ferri smentisce l'ispettore del Ministero, dice invece Donzelli.
Grilli. Naturalmente invece da parte del Partito Democratico, che ha presentato quella mozione, come detto, approvata, che è quella invece di un controllo sostanziale sulla cooperativa del Forteto, parla il segretario del PD regionale e onorevole Dario Parrini. Non smetteremo di batterci per la verità, ha detto, sul caso del Forteto non smetteremo mai di batterci per accertare la verità completa e senza riserve. Per questo abbiamo sostenuto la commissione d'inchiesta che ha operato in Toscana nella consigliatura regionale scorsa, e per questo sosterremo anche quella che presto sarà istituita dall'attuale Consiglio regionale. Queste le parole del segretario PD regionale Dario Parrini. Ancora cronaca, parliamo sempre di un'inchiesta che però vede in qualche modo indagate 7 persone del Comune di Firenze. Secondo l'accusa, i dirigenti non avrebbero predisposto un piano di manutenzione degli 80.000 alberi, affidando i lavori senza gara sempre alle solite ditte. La legge del 1992 impone di piantare un albero per ogni nuovo nato. A Firenze è stata sistematicamente disattesa. Se così non fosse stato, in città ci sarebbero 34.000 alberi in più. Al di là di questo, l'indagine della Procura di Firenze sulla cura del verde pubblico ha portato all'iscrizione del registro degli indagati, come detto, 7 persone, dirigenti e funzionari del Comune di Firenze, indagate dal PM Gianni Tei per turbativa d'asta, turbata libertà nel progetto di scelta del contraente, falso, abuso d'ufficio, danneggiamento del patrimonio arboreo della città. Per l'accusa, i 7 dirigenti non avrebbero mai adottato un provvedimento complessivo di manutenzione del verde pubblico e non avrebbero mai effettuato una gara per affidare il servizio stabilmente ad una ditta. Al contrario, dice l'accusa, tra il 2011 e il 2014 in 49 case avrebbero fatto ricorso al cottimo fiduciario e all'affidamento diretto dei lavori di manutenzione del patrimonio arboreo, evitando quindi la gara pubblica, e quindi procederà insomma l'inchiesta della magistratura per capire quali e se effettivamente ci siano delle responsabilità da parte di questi dirigenti e funzionari pubblici. Parliamo infine, sempre per rimanere sul tema della politica, di quella che è una crisi apertissima sul territorio di Sesto Fiorentino. Oggi le abbiamo dedicato meno spazio nel nostro studio TG, ma non per questo può essere derubricata. Una crisi apertissima, come sappiamo, notevoli sono state le prese di posizione da parte di numerosi membri del PD regionale e metropolitana, ma anche degli altri sindaci, tutti a favore di Sara Biagiotti. Proprio Parrini si era espresso ieri e anche incatasciato, che ha dato una sorta di out a quelli 8 dissidenti del Partito Democratico che hanno deciso di presentare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Se non la ritirano saranno fuori, aveva detto incatasciato. Ieri però intanto c'è stato un passaggio, c'era un consiglio comunale che si doveva tenere e all'inizio tutti presenti, perché veniva data anche la cittadinanza ad alcuni bambini sarawi, la cittadinanza italiana. Poi, una volta consegnata questa, insomma, fatto questo passaggio, i 13 firmatari della mozione, di cui 8 del Partito Democratico, hanno deciso di lasciare l'aula e quindi di mandare il consiglio in minoranza. Il consiglio non si è pertanto tenuto, è un fatto che di per sé in qualche modo esplica come la volontà sia quella di arrivare direttamente al prossimo consiglio, che sarà il 21 luglio, in cui verrà proprio discussa ed eventualmente votata la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Tra l'altro, per spiegare la situazione alla cittadinanza è stata indetta anche un'assemblea pubblica da parte di alcuni di quei firmatari di quella mozione, Diana Capo, Giulio Mariani, su tutti. Si terrà questo lunedì alle 21.30 all'Arci di Colonnata, e quindi insomma sarà una riunione per cercare di spiegare alla cittadinanza quali sono le motivazioni che hanno spinto a cercare di far decadere il sindaco di Sesto Fiorentino, e vedremo insomma cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Naturalmente staremo sulla questione, ve ne daremo atto. Spostiamoci in Val di Sieve però, perché cambiamo del tutto tenore delle notizie, parliamo di un bel esperimento fatto da alcuni ragazzi della Val di Sieve per mandare una sonda in alto nel cielo e registrare con una telecamera ciò che si vede da lassù. Vediamo. Accomunati dalla stessa passione per la scienza, 7 giovani della Val di Sieve, Claudio Mollica, Lucia Giorgi, Niccolò Pinsaluti, Aurora Cro, Alberto Canovai, Corinna Caldini e Bego Jürgen, hanno elaborato e costruito un pallone sonda da lanciare nella stratosfera per raccogliere dati e filmare la curvatura terrestre. Il tutto è stato possibile grazie a una scatola di polistirolo, un modulo con 3 telecamere, un dispositivo GPRS, un termometro, un igrometro ed infine uno strumento per udire la propagazione del suolo. Alla scatola realizzata è stato agganciato un pallone in lattice, riempito fuoco con 4.000 litri di gas elio. Ho visto un video su YouTube nel 2013 dove lo stesso esperimento era fatto da dei ragazzi universitari di Firenze,
E così abbiamo deciso di metterci in gioco e di provare anche noi a rifare questo esperimento. E abbiamo iniziato a trovarci, a organizzare delle specie di riunioni dove abbiamo iniziato a costruire la scatola, a pensare anche a come poter raccogliere i soldi per finanziarci, e alla fine è arrivato il grande giorno e abbiamo lanciato il pallone. In 12 mesi di progettazione, i 7 ragazzi che hanno tra i 16 e i 17 anni e che frequentano l'Istituto Balducci di Pontasseve hanno svolto tutte le operazioni senza aiuti, in totale autonomia, autofinanziandosi e preparandosi giorno per giorno. Senza nessun aiuto tecnico di esperti o professori, sono riusciti in quella che sembrava essere un'impresa impossibile. Abbiamo deciso di fare questo esperimento in autonomia, quindi non sono stati aiutati da nessuno. L'unico vero aiuto che abbiamo avuto è stato dai genitori, che ci hanno supportato in questa cosa, soprattutto per quanto riguarda anche il trasporto e cose che noi non potevamo fare per l'età, per il fatto di essere maggiorenni, e quindi insomma c'è stata ampia partecipazione. Da Leonini di Nifozzano alle 9 di mattina di sabato 27 giugno è stata attivata la strumentazione ed è stato gonfiato e lanciato il pallone. Da lì, in un volo di circa 2 ore, che si è concluso in un campo di girasoli tra Cortone e Lago Trasimeno. Il risultato è stato quello sperato: portare il pallone ad una quota di circa 35.000 metri e vedere, grazie al proprio ingegno e alle proprie capacità, i confini della terra e l'oscurità dello spazio. Siamo stati molto fortunati anche nel ritrovamento, soprattutto perché non potevamo prevedere il luogo preciso dell'atterraggio. Anche grazie a un dispositivo di propagazione del suono l'abbiamo ritrovato in un campo di girasoli vicino Cortona. L'unico problema che abbiamo avuto è stata una lieve appannatura degli obiettivi della telecamera, ovviamente perché le temperature ad alta quota sono molto inferiori rispetto a qui, e poi siamo stati insomma molto fortunati. Nonostante si sia concluso da poco l'esperimento, i ragazzi hanno già delle idee per il loro futuro. Allora, l'esperimento è finito da poco, quindi non abbiamo ancora avuto modo di progettare altri esperimenti, ma sicuramente con il materiale che abbiamo recuperato da questo esperimento faremo e progetteremo altre idee. E allora adesso dobbiamo parlare anche di sport. Di consueto ci collegheremo con Fabio Ferri, però la parola passerà a Francesco Benvenuti qui accanto a me. Intanto ti do il benvenuto, Francesco. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Allora, come detto, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri da Moena, allora lo spazio sportivo. Prima però un piccolissimo intervallo per capire qual è la situazione del traffico in Toscana. Grazie almeno da parte mia per averci seguito, e la linea passa dopo allo sport. Ben trovati dalla redazione di Muoversi in Toscana Info. Partiamo col segnalare in A1 fumo per un incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud e conseguenti rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Inoltre traffico rallentato tra Calenzano e Barberino di Mugello per veicolo fermo verso Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno incidente tra Montelupo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze e rallentamenti per lavori tra Santa Croce sul Larno e Saminiato verso Firenze. E sempre in Fipilì attenzione al personale su strada tra il bivio di diramazione per Pisa e Saminiato verso Firenze e in direzione Livorno tra Vicarello e il bivio con la 12 Colle Salvetti. Si informa che in A1 dalle 22 di sabato 11 luglio alle 7 della mattina successiva sarà chiuso per lavori il tratto tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio! E apriamo allora la nostra finestra sportiva, un saluto da tutta la redazione di Teleiride, parliamo ovviamente di Fiorentina perché è entrato nel vivo il ritiro di Moena, ci si attende tanto dal mercato ma per il momento le ufficialità almeno di queste ultime ore riguardano due movimenti in uscita perché due giovani, si tratta di Steve Leo Belek e Cristiano Piccini, non sono più a disposizione del tecnico Paolo Sousa. Belek è stato un po' l'oggetto misterioso anche nella scorsa stagione, è andato in prestito in Romania al Cluj. Invece Cristiano Piccini, una conferma per lui di fatto al Betis Siviglia, è stato ceduto a titolo definitivo alla squadra dell'ex direttore Edoardo Massiama, con la possibilità nei prossimi 2 anni di venire ricomprato dalla Fiorentina. Queste dunque le due novità per quanto riguarda il mercato in uscita. Io intanto mi collego telefonicamente con Fabio Ferri, che è il nostro Grazie inviato proprio nel ritiro della Fiorentina. Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti i telespettatori di Teleiride. Allora, allenamento concluso da poco, faccio un po' un sunto di quello che è successo sul campo di Moena.
Allora, qui al Cesare Benatti tanto lavoro con la palla per la squadra di Paolo Sousa, che è, appunto è scesa in campo approssimativamente verso le 10:15, 10:20, una seduta di allenamento che oggi sarà unica, quindi solo quella di questa mattina, perché poi oggi pomeriggio la squadra non tornerà al Cesare Benatti. Comunque il lavoro, come detto, col pallone, si è cercato il lancio lungo, la profondità, dall'altra parte del campo invece si è cercato la finalizzazione, quindi un lavoro distinto in due gruppi, con da una parte soprattutto il tentativo di innescare le punte, dall'altra invece quella di finalizzare. Tra l'altro, Fabio, una delle notizie proprio delle ultime ore è quella del ritorno a Firenze di Babacar, Bagadur, Rebic, Tatarusanu, Diakate e Makarov per una questione burocratica piuttosto curiosa. Raccontacela. Sì, è una situazione un po' paradossale effettivamente, perché insomma, pensare che un club di Serie A si accorga all'ultimo istante, tra virgolette, che il permesso di soggiorno e la possibilità di uscire dall'Italia sia scaduta per giocatori così importanti, insomma, fa un po' pensare. Detto questo, insomma, parlando anche con lo staff della Fiorentina, sembrerebbe che i giocatori addirittura saranno in grado di rientrare a Firenze, a Moena entro le 21:30 di stasera, e quindi in tempo per quello che sarà poi la serata di oggi, serata che vedrà in piazza Moena proprio la squadra presentarsi di fronte a un pubblico nutrito. Tra l'altro, lasciami aggiungere, Francesco, che qua si sta scaldando l'ambiente per quanto riguarda i tifosi. Sono stato vicino alla zona in cui fanno gli autografi i giocatori della Fiorentina e è appena uscito Mario Gomez. Il coro Mario si è alzato, ovviamente oggi anche compleanno del centravanti tedesco, quindi veramente un bel momento, ma quello che fa veramente piacere è il rapporto che la gente di Firenze ha con questo attaccante, che insomma qua in Toscana, qua a Moena ha veramente tanti fan, è veramente molto molto seguito. Sono arrivate le parole ai microfoni di Viola Channel, il canale ufficiale della Fiorentina, di Joaquin, che ha detto: stiamo lavorando tanto, sono felice di iniziare una nuova stagione. Sul Betis, nel calcio non può succedere, può succedere di tutto, da qui alla fine del mercato c'è molto tempo, ma ora sono felice qui. Evidentemente, Fabio, anche a Moena si parla tanto di mercato, ci si attendeva e ci si attende tuttora qualche rinforzo per la rosa di Paolo Sousa. I nomi che si fanno sono un po' sempre i soliti, ma intanto oggi potrebbe essere la giornata decisiva per avere una risposta da Sepp. Insomma, la gente lo ha dichiarato anche ieri, la gente del giocatore Mario Giuffredi: oggi è l'ultima chance per la Fiorentina per capire intanto le intenzioni del Napoli ed eventualmente fare l'affondo finale proprio per l'ex portiere dell'Empoli. No, mi sembra che le intenzioni del Napoli comunque siano abbastanza chiare, ovvero probabilmente il Napoli vorrebbe una formula diversa da quella della Fiorentina come trasferimento, e quindi insomma io penso che questa sarà una trattativa difficile da vedersi chiudere in queste ore, anzi io non so neanche se poi effettivamente ci sarà la possibilità di chiuderla, perché Sepe è un talento, è sicuramente un portiere con un futuro, e anche il Napoli sicuramente rifletterà su questo, perché sì, è vero che è tornato Reina, ma il domani in porta per il Napoli potrebbe essere proprio il nome di Luigi Sepe, potrebbe essere proprio nel nome di Luigi Sepe, quindi è una trattativa un po' particolare, vedremo, staremo a vedere, però non credo sarà il prossimo portiere della Fiorentina Luigi Sepp. Ti chiedo, Fabio, di fare anche un focus su quanto successo stamani, ovviamente concentrandoci su Pepito Rossi, che è un po' ovviamente l'osservato speciale anche dei tifosi. Si è allenato con il gruppo e in maniera costante e regolare? Sì. Si è allenato con il gruppo in maniera regolare, facendo praticamente tutti gli esercizi che ha fatto il resto della squadra. Come ti ho detto, appunto, l'allenamento era diviso in due gruppi, ma comunque due gruppi che hanno lavorato entrambi sul campo, quindi sicuramente segnali positivi per quanto riguarda Rossi che a questo punto insomma è carichissimo, è carico a molla perché vuole tornare a giocare, e fra l'altro insomma ritornerà a giocare proprio vicino a casa
casa sua, lui è nativo del New Jersey, andrà a giocare la prima amichevole dell'International Champions Cup a New York. Insomma, sappiamo che a dividere New York dal New Jersey c'è solo il fiume Hudson, dunque veramente vicino a casa il ritorno in campo di Pepito Rossi, che insomma l'ha anche detto, è importante per promuovere il marchio questa serie di partite che facciamo lontano dall'Europa, e sono due le partite lontane dall'Europa, poi ci sarà una partita a Firenze e una a Stamford Bridge contro il Chelsea. Grazie Fabio e buon lavoro. Grazie mille a voi. Questo allora era il collegamento con Moena, un saluto da tutta la redazione, buon proseguimento con i programmi di Teleiride.